Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso vi volevo parlare di uno dei casi più conosciuti per chi è amante o appassionato dell'argomento ufologico, di tutti quelli che sono appassionati di extraterrestri. Volevo parlare del caso Ummo. Correva l'anno 1966. A Madrid un uomo che poi non era un semplice uomo, ma era come una specie di psicologo, come una specie di uomo di cultura, José Luis Jordan Peña, aveva osservato in un giardino, anzi nei cieli, vicino nei cieli di questo giardino, che stava un oggetto volante non identificato, una navicella spaziale. Questa navicella spaziale era color argentea, somigliava quasi che fossero due piatti di plastica, l'uno messo sopra l'altro a forma di navicella spaziale. Infatti per molte persone è una bufala, per altri invece è una cosa reale. E hanno trovato questo simbolo qui. Questo simbolo era anche sotto la navicella spaziale di questi Ummo, e vuole rappresentare il simbolo di unione globale di tutto il pianeta Ummo. Il pianeta Ummo si troverebbe a 14 anni luce dal pianeta Terra, vicino la stella che loro chiamano Yuma, che poi sarebbe Wolfa 424, che è una stella che dovrebbe trovarsi vicino alla costellazione della Vergine, anche se questo simbolo qua è un simbolo che questo simbolo qua non rappresenta il simbolo della Vergine, ma il simbolo dei pesci, che sarebbe poi l'opposto secondo la numerologia, ma può essere anche nell'alfabeto cirillico, potrebbe rappresentare anche una lettera che si pronuncia J come journal, e il diagramma cinese utilizzato nel cognome dei Wang. E questo glifo rappresenta anche il pianeta Urano. Con questo simbolo ad H firmavano ogni, con questo simbolo qua ad H firmavano ogni documento. E dunque, adesso vi dico altro. Su questo pianeta, praticamente prima di andare a vedere il nome vero della stella, vi dico giusto che queste persone, questi ummisi, loro vogliono essere chiamati umani proprio perché si definiscono molto simili a noi. Infatti la razza ummita o umana, come vogliono essere identificati, somiglia molto alla nostra, sono alti, biondi, con gli occhi azzurri, fisico palestrato, fisico formoso se sono donne, e hanno 5 dita per mano. Ovviamente hanno 2 mani, 2 braccia, 2 gambe, 2 piedi. Sono proprio simili a noi, tranne poi per la loro voce nasale, la loro voce anche metallica oltre che nasale, proprio perché hanno un macchinario in gola che li consente a tradurre nella nostra lingua tutto quello che dicono, altrimenti non parlerebbero come noi.
Anche gli ummiti credono nello stesso Dio che crediamo noi, nello stesso Dio creatore che crediamo noi. Sono molto simili agli esseri umani, tranne per il fatto che hanno dei polpastrelli molto delicati. Quindi, quando vogliono dettare una cosa, loro non scrivono mai, non utilizzano mai i polpastrelli, non toccano mai con i polpastrelli nessun oggetto, per non sentire dolore. Questo è il caso degli ummiti, che non ho ancora finito niente di dire. Voglio dire precisamente il loro pianeta, il nome del loro pianeta, altrimenti non me ne vado. Sappiamo che era, anche negli anni 80 si sono presentati. Questo pianeta poi è una nana bruna che, come ho detto prima, della costellazione della Virgo, 14 anni luce dalla Terra, è orbitante attorno alla stella Yuma, identificata come la nana rossa Wolf 424 della costellazione della Virgo. Allora, queste ummiti si sono rappresentati, fatti vedere non soltanto in Spagna, si sono fatti vedere anche in Norvegia, in Italia, in Inghilterra e in Francia. E questi ummiti, che sono della genere alieni nordici, dicono che vogliono venire per noi, per aiutarci e per collaborare con noi, e vengono proprio per il caso amicizia, che ne parlerò in un prossimo video. Con questo vi pare che è proprio tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico.